Ciao ed eccoci qui per le mie prime impressioni di una palette. Non è una palette nuova, io l'ho presa da tempo, ma sono quelle palette che mi metto nel cassetto e quando ho buchi che non so cosa dirvi, le tiro fuori e faccio le mie prime impressioni di queste palette. Sto parlando della Secret Palette di Nabla. Si apre così a scomparto, c'è anche la cartina divisoria che io ho già tolto, plastificata. Il pack è molto molto carino, qui è fatto così, dietro è fatto così, mi piace questo disegnino qui. E all'interno è fatta così, c'è uno specchio e queste sarebbero le colorazioni. Io personalmente più di così non riesco ad aprirla, a parte che non, è cartonato, forse sicuramente piegandola si riesce ad aprirla di più, però in questo momento vorrei evitare di romperla, per cui nella facilità di piegatura si piega così. E queste sarebbero le colorazioni, le vedete già usate perché le ho usate per fare 6 semplicissimi look, giusto per fare gli abbinamenti, un po' per utilizzare tutti gli ombretti e per vedere come funzionano sugli occhi tutti gli ombretti di questa palette, giusto per avere un'idea di come sono le colorazioni sugli occhi. Ci sono sia colori shimmer che colori opachi. Vi devo dire di questo bianco, per me è il peggiore. Se proseguite nel video lo vedete in uso, a me personalmente non piace. Il colore sarebbe anche carino, ma la texture veramente non mi piace. Non è una texture semplice come questa. È granulosa, non si stende bene, specialmente con il pennello. Ho provato a mettermela con il dito qui davanti, ma il dito è abbastanza grosso e si sporca qui sotto, per cui veramente, personalmente, questa ciallina potevano anche evitare di metterla e mettere al suo posto un colore da arcata sopraccigliare, visto che, come potete notare, un colore opaco da arcata sopraccigliare non c'è. Io in questo caso ho creato questo look che non c'entra niente con quelli che vedrete, giusto per utilizzare gli ombretti. Ho messo questo nella piega, poi nella palpebra mobile ho usato questo e ho concluso con questo, e sotto ci ho messo questo. Ho fatto un giro di matita con una matita di Kiko, che adesso non mi ricordo neanche il numero, ci ho messo un po' di mascara e questo sarebbe il risultato. Di per sé questo look mi piace, per cui ci sono colorazioni valide in questa palette. L'unica pecca veramente, personalmente, è questo colore che non sono riuscita a farlo funzionare come piace a me, di vedere quella texture fluida, visto che è un colore luminoso, fluida, luminoso, che piace a me. È tutto spatacale, si ammucchiano, però veramente non mi è piaciuto. Comunque le altre colorazioni invece mi sono piaciute. Volevo fare anche un appunto sul nero. Il nero qui lo vedete abbastanza scuro, però mettendolo sugli occhi secondo me perde molto, diventa molto più trasparente come nero. Comunque lascio anche a voi le vostre conclusioni se proseguite nel video e vedrete all'opera i vari ombretti. Ok, io adesso vi lascio al resto del video e così vedrete come lavorano nel mio modo di usare queste cialline, e poi ci sono le conclusioni finali con anche gli swatch di questa palette. Inizio a mettere questo rosa giusto nella piega, perché non c'è un colore d'arcata sopraccigliare, però io ci ho messo il primer giusto per uniformare il tutto.
Diciamo che come colore qui da piena ci sta, però c'è sempre quel discorso che dà l'effetto che manca qualcosa in questo punto. Per quanto riguarda la palpebra mobile, metto questo colore sul punto qui più davanti. Come prima applicazione già si nota il colore. Nella parte centrale metto questo colore con le dita. Questa sarebbe la colorazione. Già con uno strato già c'è una bella presenza di colore. Per concludere, nella parte finale metto questo. E questo sarebbe il look. Diciamo che questo colore lo immaginavo più scuro. Vedendolo così, credo che possa andare bene anche da piega. Nella parte iniziale dell'occhio metto questo colore bianco. Risulta un po' granuloso come colore. Diciamo che come texture a me non piace molto, quindi faccio fatica anche a stenderlo. Ci provo con le dita, lo prendo con il mignolo, visto che il punto dove lo devo mettere è molto piccolo, ma come vedete ci si sporca sotto, per cui non mi piace questo come colore. Poi nella parte centrale dell'occhio volevo mettere questo colore, sempre preso con le dita. Anche questo colore invece ci può stare, ci sto facendo due strati. Sì, questo è più carino. Vi dico che quell'idea di mettere questo colore lì davanti proprio non. Cioè, l'idea ci sta, perché mettere un colore chiaro e poi questo scuro ci sta, però non mi trovo come texture di ombretto. Lo sto anche riprendendo con il pennello per vedere se riesco a metterlo, però non ho trovato quella soddisfazione di un'ottima texture di ombretto facile da usare. Per cui vedete che il risultato ci potrebbe stare, ma è proprio la texture che non mi piace. Per concludere, nella parte esterna ci metto questo. Qui mi ha fatto un po' di fallout questo colore. Diciamo che l'idea di questi colori mi piacciono, però li trovo non di ottima qualità come texture, perché vedete che ho fatto un po' di macello. Provo a togliere il fallout con il pennello, ma vedete che si è proprio appiccicato, per cui diciamo che quest'occhio, l'idea di colori è bella, ma non le texture. Questo sarebbe il risultato anche con un po' di mascara messo e vedete il risultato tra i due occhi. Le colorazioni ci stanno, ma c'è qualche pecca nella texture. Questo sarebbe l'effetto vedendomi da più distante. Ho utilizzato come mascara, non ne ho messo molto, tanto sapete che su questi video è giusto per dare un'occhiata alle texture e all'effetto sull'occhio degli ombretti. Ho messo il Size Up di Sephora
e sulle labbra ci ho messo un Rouge Artist di Make Up For Ever numero 112, questo nude. E questo sarebbe l'effetto di queste colorazioni. Ci vediamo poi con un'altra clip e speriamo di riuscire a fare entrambi gli occhi con un'ottima texture. In questa clip il colore che vi ho detto prima che forse ci stava nella piega, in un occhio lo provo. Di botta così è un po' scuretto, però sfumandoci anche i bordi credo che ci possa stare. Per quanto riguarda la palpebra mobile, inizio con questo colore. E come vedete, questo colore si stende benissimo. Ok, ci vogliono più di una passata, però rispetto al macello che avevo fatto prima con il bianco, questo colore è tutto un altro discorso come texture. Ok, ci ho fatto tre strati, però il risultato di un bel colore me lo vedo. Adesso nella parte centrale con le dita prendo questo colore e questo sarebbe preso con le dita. Allora, come primo strato preso con le dita, vedete che avendo le pieghette non l'ho steso proprio bene bene rispetto ad altre colorazioni. Lo riprendo e questa sarebbe la colorazione. Ci devo un attimino togliere qui la riga, per cui ho ripreso il pennello con cui ho messo il primo colore, lo tiro verso l'esterno e vedete che la riga va via e che c'è un bel effetto di sfumatura. Metto il marrone come punto esterno, sempre un opaco. È un bel colore scuro, ne prendo poco perché è molto pigmentato, però l'effetto ci sta. In quest'occhio ho già fatto un po' di piega con il classico rosa che ho già utilizzato. Adesso nella palpebra mobile metto questo colore. Non è un opaco, per cui dovrebbe un po' brillare anche se è scuretto. Ci faccio tre strati. Lo prendo anche con le dita perché in questo caso lo porto quasi fino all'esterno. Per concludere questo look uso il nero nella parte esterna. Come nero vedete è un po' sbiadito come primo strato. Ci ho fatto due strati, allora come abbinamento potrei fermarmi anche qui, però vedete che lo immaginavo più scuro rispetto a quello che vedo qui in cialdina, me lo immaginavo più scuro. Ho messo un po' di mascara, lo stesso di prima, e questo sarebbe l'effetto, ma vedete qui che ho fatto un po' di fallout. Proviamo a vedere se è quel fallout che si toglie. Diciamo che si è un po' tolto, ma un po' ha fatto anche macchia in questo punto, per cui è un miscuglio tra quello che si toglie con il pennello e quello che fa anche un po' macchia.
Questo sarebbe l'effetto comunque dei due occhi visti da vicino di queste colorazioni. Vedete il nero che è molto, molto sbiadito già da principio, diciamo, non è che sbiadisca con il tempo averlo addosso. Già si nota che è così. Mascara e rossetto gli stessi di prima e questi sarebbero i due look che ho provato ad abbinare queste colorazioni giusto per continuare a provare gli ombretti. Almeno questa volta non ho trovato una texture come quello bianco, perché continuo a ripetervi, quello bianco veramente per me è una vera delusione, perché lo trovo quasi inutilizzabile. Ok, prossima clip e proviamo degli altri colori. Questa volta ci provo nella piega con questo colore, anche questo qui è un po' scuretto, però lo provo. Diciamo che ci può anche stare. Adesso che ho concluso la piega, secondo me ci sta benissimo sul mio tipo di incarnato. Adesso metto a palpebra quasi piena questo colore. Ci faccio i miei tre strati con il pennello, poi lo prendo con le dita, questa sarebbe la colorazione, e lo metto nella parte più centrale. Ci faccio anche due strati. Per concludere nella parte esterna ci rimetto questo marrone. Questo marrone l'avevo già utilizzato nelle clip precedenti, però non ho più altri colori da provare che non abbia già usato. E questo sarebbe il risultato. Anche questo qui un look tranquillo che mi piace. Adesso proviamo l'ultimo colore che fino adesso non ho usato. Questo qui è sempre luminoso e lo metto nella palpebra mobile quasi intera. Come primo strato già si nota subito la colorazione. E diciamo che, visto la pigmentazione, penso che con due strati con il pennello possa già fermarmi. Lo prendo anche con le dita, questo sarebbe il risultato. E vedete l'effetto. Nella parte qui esterna utilizzo lo stesso marrone che ho utilizzato nell'altro occhio, questo qui. E questo è l'effetto con due strati di colore, diciamo che già ci siamo. Ed ecco qui l'effetto di questi ultimi due occhi, perché adesso sì abbiamo usato tutte le colorazioni. Diciamo che questo qui è molto neutro, però mi piace l'effetto, questo c'è un po' di colore con questo fucsia. Vedete l'effetto con un po' di mascara, i colori si sono stesi bene, per cui anche qui un risultato c'è. Viso intero. Stesso mascara, stesso rossetto, perché è giusto un attimo per vedere le colorazioni sugli occhi come stanno. E diciamo che adesso che ho concluso la palette, l'unico colore che odio è il bianco. Ok, ci vediamo nella prossima clip per le conclusioni finali, in cui faccio anche gli swatch sul mio braccio, e ci vediamo dopo nella clip successiva. Ed eccoci qui per la conclusione di queste prime impressioni di questa palette.
Ok, allora per quanto mi riguarda i colorazioni mi piacciono, a parte questo, il resto ha funzionato anche bene e come vedete i risultati che sono riuscita ad ottenere è giusto per vedere come lavorano gli ombretti, per cui posso solo dirvi che questo è il peggiore per look, per quello che sono riuscita ad usare io. Anche questo look che ho creato mi piace, è fatto bene. E ok, io adesso vi faccio gli swatch in 3 foto di questa palette. E dopo aver fatto gli swatch di questa palette, a me non resta che arrivare veramente alle conclusioni finali. Vi faccio rivedere da vicino le colorazioni di questa palette, che ci sono sia colori opachi che shimmer, e questo sarebbe la palette. E l'unica pecca è quella che manca un colore qui nell'arcata sopraccigliare. Bisogna un po' o utilizzare da un'altra palette oppure adeguarsi come ho fatto io, che ho utilizzato un primer occhi messo sotto, che ora già una prima piallatura del tutto. Ok, io adesso vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!